E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, quindicesima missione di GTA 5 per PS5. Va sottolineato che è per PS5 perché ovviamente sono uno dei pochi coglioni che l'ha comprato. Pagato 10 euro se non avrei mai fatto una mossa del genere. E oggi siamo qui, ancora con Trevor. Andremo avanti in questa piccola serie di missioni nel periodo di pausa tra Franklin e Michael. Anzi, di Franklin e Michael. La scorsa, Trevor Phillips Industries, abbiamo fatto il Devast, cioè Call of Duty scansati, e oggi vediamo cosa Nervous Ron vuole. Non prima di un like da parte vostra, di un'iscrizione, di un commento, di un'attivazione della campanella. Ragazzi, so che non farete tutto, però ogni piccolo gesto per me è molto importante. E vi vedo quando lo fate, vi vedo. Passiamo a GTA 5. Allora, perché gli ho già regalato una missione di notte. Sapete che a me fare le missioni di notte proprio mi sta sul cazzo. Gli ho già regalato una missione di notte la scorsa, e mi sa che gli devo regalare anche questa, perché non posso entrare a salvare. Che bella la mafia, John. What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Johnny Kay. Midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chapped wearing assholes. Ma wait, you little shit. A parte, vabbè, Wade truccato da Kiss. A me pare più che sia Trevor nervoso più che Ron. Anche se il titolo della missione gli dice tutt'altro. Did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh-huh. That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek of it. I gotta swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield. Al quad, che bello, che bello, che bello. 361 metri, vabbè, te ti puoi anche aggregare dopo, tanto sei lento. Come ranocchia. Tutto rispetto, fra. Ma io comprerei le carte all'armeria, sai? Non lo so, mi chiedo. Io comprerei le carte, la cancelleria, un panino, una pizza e funghi. How you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope and a suppressor. Take whatever you want. That sniper on your wall. Eccolo qui. Appugnatore legno non mi serve. Non c'è la finitura Yusuf? Però Rosa ci sta. Meno avanzato. Come vanno giù i sordi? Vediamo a 1000, dai. Abbiamo 80.000. Fai l'assalto. Abbiamo già? Eh sì. Caricatore esteso. Bello. Dato che comunque Trevor è facoltoso economicamente. Ne approfitto. Silenziatore. Coltello, tira pugni, mazza. Voglio qui. Oh sì,
Dai, ma non si può. Solo le inutili granate a gas vendono. Un mirino avanzato e fucile. Mirino avanzato. Silenziatore. Ok. Non capivo. Vabbè. Possiamo farlo. Come vestito era così. Dai, questo ci sta. Non ti dona per un cazzo, Trevor, però bisogna fartici credere un pochino. Run! Run, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. Parla pure, tanto sono qui. We are! I'm up here. I don't see the hardware. But I do see a hell of a lot of bikers. Allora, su, ancora più su in realtà. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Really, really? Oh, our time lapse, che bello. Ah, per i fanotte un'altra volta. Go on, my. Bella la mafia, John. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope. Diverso da GTA 4 che tipo andavi avanti e indietro col pad. Cioè, insomma, con la levetta sinistra per fare lo zoom. Ok, e come funziona? Lo so. Adesso vorrei la gente da ammazzare, se possibile. Dove sei, Ron? Wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. Ecco qui. That's me. Don't shoot. Quanta voglia c'ho di sparare, ragazzi. Vabbè, dai, non lo faccio per etica. Hold up. There's a guard standing under the control tower. Vai, fuori uno. You want me to shoot you in the behind? Hurry up, will ya? Mi dispari nel culo. Shit! I hear an engine! They're gonna see that guy you shot! Quick, shoot out the lights on the tower above him! There's one. And there's the other. Perfetto. Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. Ah, sai già che lo farà. Ci deve essere precisi perché tu hai un colpo solo praticamente ogni persona che devi uccidere, perché se fallisce il colpo l'allerti. If the man wants to pay his respects, you should have seen the look on his face. Wait, a guy came out of the control tower. And they all came tumbling. Perché c'è sta anche così. Oh no! Bottom of the tower! Another guy's on his way! Clean shot, Trev! Che micidiale sto fucile, eh! Must be looking for the one you shot! He seen it! Smoke him! Or he'll get the other! Già fatto! So long, sailor! Can you get your sights back on me? Come on, man! You got them sights on me? I got you in my sight, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Shoot! The guy had a buddy in the building! He's come out! Good kill, Trevor! Devi ricaricare dopo ogni colpo. I'm fixing it! Don't let him sneak up on
Tranquillo. Non ti ha visto più. Eliminato. Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. It's looking for us, team. We ain't gonna get him guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed, might they? They might. Dio. Culo. Il culo. Il culo. Che gran bucio di culo. Tanto poi la guerriglia c'è da farla comunque, quindi c'è stealth fino a un certo punto. Ecco, una cosa che non c'è più, perché c'era GTA 4, che tu con la levetta destra potevi spostare, come si chiama, il cambiare bersaglio. Poi un altro bastardo. Fuori. 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 Beh, bello. Utile più che altro. Prendete un colpo. A te più di uno. Oh sì, la parte più bella. Oh, i colpi infiniti. Almeno credo. Guarda davanti, guarda davanti. Abbiamo fatto fuori $2,500 di coso, di giubbotto. Bravo, che non mi fai correre fin là, hai capito? Spara, spara, Fra, spara. Come cazzo ho fatto a prendermi da lì? Zi. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Vai. Perché è un casca sto figliolo? Bravo. Ok, mo stabilizziamoci però, eh. This kind of hardware is gonna go. And they are up north to our Canadian cousins. We're the last we're likely to be sending them. Or other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. I assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly. Ok, magari potrebbe essere una mezza medaglietta, però cerchiamo di volare sotto tutti i ponti. Fai vedere.
Mi schianto dopo neanche tipo il terzo. Ma non ho capito, cioè vale anche con gli elicotteri volo sopra i ponti? Chiedo per un amico. La missione è anche bella, solo che è lunga, cioè proprio questa parte qua non finisce mai. Ok, zitti, devi curvare però. Ok, qua sotto. I see a signal. Think that's your guy? It better be. Drop your load. Sì, segnali di fumo. Quanto ha di volo Trevor? Tipo niente. No, invece quello che vola meglio. Cazzo. Sì, vabbè. Bisogna essere proprio degli imbecilli per finirsi dentro, cioè. Andiamo a volare sul mare. Cioè, se tu proprio vai a sorvolare quella parte lì. Da psichiatria sei, Tutto rispetto. Vai Ron, fai il tuo dovere. Bene. Successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Gareggia con Ron, cioè mi schiatto, ragazzi. Questo ponte qua deve essere stronzissimo. You wouldn't really do that to me, would you? Invece no. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's... No, zi, non ci devi andare. Non ci devi andare. La U-Man si farà poi, Io ci passerei volentieri sotto, ma tanto so che poi andrò a schiantarmi in maniera veramente pacifica, quindi sorvoliamo il Monte Chiliad, andiamoci tranquillamente. Vabbè, sì, lui qua è rimasto indietrissimo. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, team. È vero, non c'è la radio sugli aerei. C'è questa musica psichedelica. Poi vabbè, io mi metto sempre la sigla. Vabbè, sottofondo. Soundtrack di GTA. Però io adesso c'ho pala nelle orecchie questa musica da quasi espionage, potrei chiamarla. Allora, bello, così è perfetto. Non è che ci volesse tanto, Volo 100-100 per una missione, fantastico. Prendi le misure, se no te schianti. Oh. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise,
managerial innovations. Unstoppable! Oh, that's right! I'm unstoppable, Dave! No, mi viene in mente, scusate. Or masturbate. Oh, fai resce, Trevor. Posso comprare varie proprietà, lo so. Medical, sì, soprattutto medical. Ti stona così tanto che non ti ricordi niente del dolore che c'hai. Ok, praticamente mi sta spingendo a comprare l'hangar. Io i risultati non li voglio vedere. Avrò fatto sicuramente una merda. Allora, c'è questo codino qui. 150.000, sì, zio. Aspetta. Allora, la prossima missione è per Cheng. E sarà, ve lo dico già, perché è, penso, senza mezzi termini, la mia missione preferita di questo gioco, che è Labirinto di Cristallo. Se non fosse che magari prima sarebbe meglio passare da casa di Trevor, giusto a salvare solo quello. Quindi niente, ci godremo il viaggetto fino là. Io salvo, non ci salutiamo. E ragazzi, poi lo sappiamo tutti che è un gioco unico, che comunque alcune missioni vengono fatte di qui, altre vengono fatte di là. Però proprio lo stacco che c'è tra la vita di Franklin e Michael e quella di Trevor, tra l'ambiente in cui vivono, tra l'attività, tra lo stile di vita, tra tutta questa serie di cose, è veramente fatto con i fiocchi. Cioè, mi sembra in una missione di passare da un gioco a un altro. E devo essere sincero, è una cosa che si apprezza tantissimo. Cioè, sembra che tu proprio venga catapultato in un altro, non dico episodio della serie, però in un altro universo, una storia parallela. E invece no, invece sei nella stessa mappa, nella stessa città, lo stesso tutto. Ora non so se hai reso il mio concetto, però questo era quello che volevo dirvi. Intanto ripeto come cazzo tu fai a dormire con le sigarette sul letto. Grazie della missione ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, ci vediamo per la missione numero 16, che sarà appunto Labirinto di Cristallo. Da Adri è tutto, come sempre. Vi invito ad apportare tutte le varie cose sotto questo video nel mio canale e statemi bene.